remember that day. When the skies pounded the earth. Those of us who survived the cataclysm and were not mauled by the creatures fled into the metro. There, in the outer darkness of the tunnels, we found refuge. And we will fight for our future until we die. Ciao a tutti e bentornati come una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Until We Die. Come avete visto dall'intro, insomma, c'è stato un cataclisma e tutti si sono rifugiati nella metropolitana fino alla morte. Until We Die. Fino a quando noi moriamo. In realtà il gioco dovrebbe uscire il 3 di giugno ed è dalla pagina Steam prevista la lingua italiana. Però potendolo giocare prima, la lingua italiana purtroppo non c'è. Quindi prendete, diciamo, magari vi posterò qualcosa sul tab community il giorno dell'uscita e vi confermerò se l'italiano è effettivamente arrivato, ma in genere non dovesse esserci, scomparirà da quella lista, ma non credo onestamente. Lo andiamo a provare ed è un gioco davvero interessante perché praticamente noi dobbiamo sopravvivere 30 giorni e le cose che noi andiamo a sbloccare saranno disponibili dopo un tot di giorni. I nostri scout hanno confermato l'integrità del sistema di ventilazione alla stazione Elektrovodskaya. La decisione è stata presa per guadagnare un passo avanti in quell'area e usare questa tubazione per inviare risorse dalla superficie. Il tuo compito è di ripristinare il supporto, la potenza, insomma, alla stazione e sopravvivere per 28 giorni prima dell'arrivo delle nostre forze principali. Buona fortuna, comandante. Abbiamo questo scenario che è l'unico. Abbiamo varie modalità, noi la giochiamo ovviamente in normal e qua, vabbè, ci viene spiegato che cosa cambia. Abbiamo anche il tutorial mod attivo, mentre invece sulla modalità magari Nightmare abbiamo off ed è tutto aumentato a dismisura. Iniziamo, andiamo a esplorare che cosa ha da offrire questo titolo, perché sembra davvero molto interessante. Vediamo come funziona. Comandante, stiamo arrivando alla stazione. Forse. Mi aiuti? Buttami alcuni rottami così posso sistemare il carrello. Ci muoviamo così. Ah, si spara. Summon S. W per ordinare di lootare la cassa. Ah, spettacolo. E prendiamo oggetti. Ok, perfetto. Stanno lootando le casse per noi. Spettacolo. Ricorda anche un po' un... Ok, gli ha buttato i rottami. Ricorda anche un Metal Slug, a dire la verità. Ok, il carrello funziona, si muove. Tornerò domani con i rinforzi. Ok, prima cosa, avviamo il generatore. Ok, ho dato ordine di riparare. Ma non abbiamo rottami però. Boh, vediamo. Gli omini mi seguono sempre. Vediamo un po' se posso dare ordine. Ho dato ordine ad Edward di esaminare quei funghi, ma non ha fatto nulla. Vabbè, diamo ordine di riparare a tutti. Ok, il generatore ha iniziato a funzionare. Possiamo stabilire il nostro campo. Perfetto, questa è la metro dove staremo per i prossimi 28-30 giorni, insomma. Andiamo. Con lo shift si corre. Lootate le casse. Loota anche tu. Bravi. Ok, ho dato ordine adesso di costruire. Hanno buttato gli oggetti. Vediamo un po'. Ok. È interessante come cosa.
Molto interessante come titolo. Ecco, poi magari se il gioco vi piace potremmo farne una live anche per verificare magari se l'italiano è effettivamente arrivato o meno. Non so dire ancora il prezzo purtroppo perché appunto ci troviamo qualche giorno prima dell'uscita, quindi... Però è figata questa cosa che si può sparare, dovremmo vedere quali saranno le prime insidie che il gioco ci nasconderà. Vediamo che cosa sta costruendo. Puoi assegnare persone dalla tua squadra alle mura mandandoli alla bandiera. Ok. Gli ingegneri e dwellers, saldatori, che sono assegnati ai muri, li ripareranno quando richiesto. Perfetto. Grande e sicuro oltre il muro. È anche un po' Kingdoms, a dire la verità. Ok, uno di loro va lì. Ok, no, alla bandiera, no, lottate quello, dai, Pavel. Ah no, costruisce, ok. Posso ordinare a qualcuno di stare qui? No, devono fare questo, ma state qui, no? No, no, quando non capiscono cosa fare, dai, dai, aiutate tutti, dai, a costruire. Il topo qua. Vedete che cambia anche lì... Ok, dai, dai, costruisci anche tu, dai, dai, dai un aiuto, Anton, dai. Ok, vediamo adesso che cosa abbiamo fatto, perché qua abbiamo costruito questo mini fortino, vediamo un attimo che cosa iniziamo a fare. Il bello è che guardando nella sezione storia, nel menu, è possibile vedere tutti i vari tentativi fatti, le vittorie, il miglior punteggio, i follower, diciamo i nostri seguaci sopravvissuti, quelli morti, i ratti fritti, i funghi collezionati, i fiori non tolti, insomma, quelli cresciuti, gli overgrowth saranno i nemici distrutti, i mutanti distrutti e la distanza viaggiata. Intanto abbiamo costruito dal workshop, iniziamo a essere operativi. Ok, manda qualcuno al workshop. Ok, ah, perché hanno tirato gli scavatori, sono potenti combattenti melee. Se tu assegni uno scavatore al muro, proteggerà con la sua pala. Sono eccellenti a pulire gli outgrowths. E gli scavatori sono anche buoni a lootare e cacciare gli insetti. Ok. Turn. Ah, posso... Il workshop produce tool ogni giorno. Ok. Bene. Andiamo al lavoro, segui i miei ordini, esplora intorno, ok. Sono tornato, ah, siamo già il giorno dopo. Ok. Ok, lootate, lootate. Ok, adesso si è sbloccato tutto il menu. Fantastico, stanno andando, vedete che qua abbiamo il generatore. Allora, seleziona il bonus per aggiornare il generatore. Allora, agitator o shelter network? Allora, per il primo, che cosa vuol dire? Per i prossimi due viaggi, il mercante porterà un addizionale recluta. Per ogni saldatore della quarto livello, uno... One Trump, non so cosa voglio dire, tornerà alla base. Shelter Network, dopo aver acceso il primo barile, bidone, un Trump arriverà alla base. Un barile acceso aumenta la popolazione, il cap della popolazione di uno. Ah, ok, il terreno prende fuoco intorno al barile quando un mutante ci cammina. Io prendo questo, preferisco. Ok, siamo al giorno 1. No, voglio capire cosa devo fare con questo tizio qui, perché... Ah, sta producendo, ok, sta producendo. Uno di voi fa la guardia lì, grazie. Ok, devo vedere una cosa perché mi viene il dubbio. Vedete, qua ci sono le opzioni e abbiamo anche il keyboard layout e abbiamo anche un'integrazione con Twitch. Ecco, questo mi ero dimenticato di dirvelo, che al momento sembra essere solo un'integrazione
diciamo di chat per dare il nome, il proprio nome ai PNG. Abilità 1 con la Q, abilità 2 con la E, ricarica con la R, riordina unità F e spara con lo spazio, ok? Abilità 1, abilità 2. Boh. Diamo un'occhiata, dai, lootate qua. Tu che stai facendo? Stanislav. Dai, vieni con me. Pay. Dobbiamo pagarlo? Ma non possiamo pagarlo noi sto qui, non abbiamo nulla con cui pagarlo. Ah, prendiamo i funghi. Ok, adesso li possiamo prendere. Stile grafico è veramente molto molto bello. Un altro che gli dà una mano? Ricordasi, Kingdom misto a Metal Slug? È misto. Sì, Kingdom Metal Slug e. Bah, non direi. Non direi altro. Perché non mi viene in mente. Insomma, avrei detto forse anche un po' Darkest Dungeon per alcuni aspetti, ma. Qua c'è qualcos'altro che si può riparare? Qua si può costruire qualcosa? Costruiamolo. E alcune cose, ripeto, si possono fare solo dopo qualche giorno. Sta parlando anche che c'è della nebbia che dà fastidio. Ok, dai, prendi l'ultimo che almeno paghiamo il tizio là. Dai, poi fate questo, dai, per favore. Ok, vai. No, ho finito la stamina. Allora, dai, fai questo. Bravo. Io intanto vado a pagare il tizio che ci ha portato. Sei ancora lì? Sì, ok, dobbiamo pagarlo perché finché non lo paghiamo non andrà a fare un altro viaggio, insomma. Il prossimo viaggio ci porterà una nuova persona che ci aiuterà a difendere il nostro avamposto. Intanto diamo un'occhiata. Stanislav, tu stai facendo una mazza. Vieni un po' da me che tra un po' abbiamo anche il badile pronto, che non so che cosa ci serve, però potresti far questo, grazie. Stanislav, questo. E l'eroe va in dungeon mode, in modalità pericolo, per un momento se i nemici sono vicino. In questa modalità tu non puoi interagire con oggetti o segnare persone ai lavori. Ok, spara, spara. Ah, ma non sta sparando. Ok, abbiamo sbloccato questo. Continui? Dai, vai avanti. Tanto qua ci dice che non è una zona. Mi sa che più la conquistiamo, più diventa visibile la zona. No, ma devo capire come farmi seguire dall'alto. Perché Stanislav. Ah, in alto a sinistra, cioè in alto a destra, scusate, vedete anche il numero di lavoratori che avete. Con quello che fanno, vedete? Ci sono 3 su 8. Abbiamo uno semplice, due di quelli lì. Insomma, impareremo a distinguerli. Che è successo? Scusa, loota quello intanto che io vado a vedere. Ah, hai espanso il territorio, infatti la nebbia è sparita. Questo non so cosa sia, ma io manderei qualcuno qui a prendere. E qui? 7. Ok. Sì, ma anche meno, eh. Vabbè. Diamo un'occhiata, intanto ce lo esploriamo bene, ma. Perché mi sa che aumenterà tantissimo il. No, qua non so cosa fare. Potrei mandarti qui? No, io voglio mandarti qua e vedere. Ma lì è un'altra. Scusa, quello lì? Qui? Ok. No, vabbè. No, c'è anche qua. Stai attento nei tunnel. Non. Ah, ci sono dei mostri cattivi cattivi. Reload. Ok, abbiamo finito la stamina, quindi torniamo indietro tranquilli. Mi sa che è un gioco molto lento. Eccoli che arrivano i nuovi lavoratori. Li dovremo pagare ancora? Vediamo. Siamo andati parecchio in là.
Ti ho portato dei volontari. Ok, grazie. No, ma non lottare. Vabbè, sì, anche. Nikita, vieni con me. Ah, così, ok, ok, così ci seguono. Ragazzi, mi servite tutti, venite. Dovremmo amministrarli noi in base a come ci muoviamo. Questo non si capisce cosa serve, ma... Vabbè, intanto qua si può fare qualcosa? Sì, si può potenziare. Intanto altri, seguitemi, che vi faccio fare altre cose. Tipo qui. Uno qui. Uno qui. E uno mi prende i funghi, che sono importanti, che forse dobbiamo pagare il tizio. Mi sa che non sono in grado questi di... Devo capire, devo capire. Però devo dire che è veramente interessante. Molto interessante, devo capire meglio la meccanica del... di come dare i compiti a chi, cioè dargli più o meno una priorità o meno. Però... Intanto lui mi sta seguendo. Luta quello, vediamo un po'. Vediamo. Oh, ho trovato un'altra risorsa. Molto interessante. Vediamo un po'. Ah, qua finito. Vediamo che cosa succede qui. Perché vedete che il giorno sta passando. Cioè abbiamo praticamente più potenza adesso. Gli ingegneri sono un grande supporto. Possono studiare tecnologie nel laboratorio sbloccando nuovi potenziamenti della stazione. Gli ingegneri possono costruire ogni tipo di struttura e passivamente ripareranno ogni muro che, in cui stanno lì a stazionare. Ah, ok, abbiamo adesso questa cosa. Lui produrrà, non ho ben capito cosa, però. I nostri muri sono deboli. Premi F per riordinare la tua squadra. Ah, ok, ok, capito. Quindi F. Ah, si invertono. Ah, ecco, adesso sì, posso confermare, mi ricorda Darkest Dungeon, perché posso dare il compito a uno o a un altro. Questo che cos'è? Cos'è, una Tesla Tower? Figo! Qui dobbiamo pagarlo, ovviamente. Ah no, loot anche quella, per favore. Che tanto quello lo puoi fare anche così. Sono stati visti i mutanti allo spot di là. Tu ti pago subito, così almeno te ne riparti subito. Muro di sinistra, dobbiamo andare a difendere. Ah, hanno già difeso. Hanno già attaccato. Questo? Boh, vabbè, stai lì, lavora, che ne tengo d'occhio qui. Non so ancora come si costruisca un... Beh, ma intanto di là dovrebbe avercelo costruito un piccone, no? Sì, lo so che le nostre mura sono deboli, però non posso farci niente. No, lì è no buono. Vabbè, torniamo indietro. È arrivata la notte. Intanto vedete in alto a destra lo stato dei lavori che stanno facendo, quanto gli manca. Me li sfrutterò senz'altro meglio i prossimi. Cioè, non capisco questo cosa sta qua a fare. Io adesso gli dico di seguirmi. Cioè, non c'è una scritta, non c'è niente, quindi lui produceva questa cosa Tesla lì. Vabbè. Facciamo questo. Luta lui. Ah, ma poi tra l'altro dovevi fare anche questo. Ok, finiamo, che okay, almeno scopriamo che cosa c'era. Ah, un'altra trincea, ok. Mi segui anche tu? Ah no, si è spostato direttamente di là, ok. Questo, dai, vediamo che cosa mi fai qui. Tu... Non c'è nessuno di là?
Perché se ce n'è uno che copre di là, sì, potresti venire di qua tu. Tu che sei qui a far niente, magari potresti darmi una mano, eh? Vieni un po' con me. E non so neanche io. Non so neanche cosa farti fare. Tu, Badile. Badile l'ha finito, ok. Quindi praticamente posso prendere. Ho dato un Badile a lui. Anche se in realtà non è. Ah no, dovrebbe essere il suo compito. Ok, dai, raccogli questi così paghiamo il tizio quando torna. Siamo al giorno 3. Intanto il giorno 3 sta andando. Ti ho portato un volontario. Ok, vieni con me. Luta queste. Prima cosa da fare è l'utile casse. Così poi io pago il tizio. Quando magari abbiamo tutte le cose. Ok, premendo tab compaiono anche tutte le risorse che possediamo. Quindi intanto tu luta. Poi ti do un badile anche a te perché dobbiamo averne tipo una decina. Luta questo, vai, dai. Luta, bravo. Sembra davvero figo. Allora, tu ciccio no, stai lì, io lo pago. Tu ciccio seguimi. E ciappa il badile. Ok. Ah, ok, l'ho trasformato in uno scavatore. Perché poi, quando qua finirà... Tu dove stai andando? Vieni con me, dai, dai che andiamo, facciamo grandi cose. Perché praticamente devo capire cosa serve quello. Però qua, quando avrà finito e avrà la chiave inglese, il pappagallo, potrà diventare un ingegnere. Ah, intanto qua abbiamo fatto... I sopravvissuti possono nascondersi nella tenda. Ah, ok. Ma la tenda, ok. Ah, ok, quelli che non combattono, ok. Andiamo avanti, vediamo un po' cosa c'è qui. Questi outgrowths sono davvero tenaci. Dovremmo bruciarli. No, no, butta giù quelli. Vi siete persi tutti? Ah, il laboratorio. Seguitemi. Allora, tu ciccio difendi qui. Dice, perché non usiamo il laboratorio? Ah, ok, era suggerimento, quindi usa il laboratorio, che è questo, evidentemente. Non sapremo mai quanto ci mette a finire, ma... Infatti vedete che ne abbiamo uno normale, quattro scavatori e un ingegnere. Ok. Ok, mutanti visti allo spot. Aia. Ok. No, no, stai qui, non preoccuparti. Prendi un po' di questi. È intrippante, eh? Magari una live la si fa davvero, perché sembra davvero figo. Cioè, al momento sta andando via fin troppo liscio. Siamo al giorno 3, ok, va avanti abbastanza lentamente, però... Vedremo come finirà questa partita magari nella live. Intanto recuperiamo. Ci servono 9 funghi. Scarica il gioco. Ok. Bravo. Continua, continua. Fai quello che stai facendo. E qua ci penso io. Oh, è arrivato il tizio con un altro volontario. Ho scelto un bel bonus. Queste cose mi piacciono molto. Quelle cose che puoi sceglierne solo una e ti cambia la partita in base a quella. A quello. Allora... Ho trovato un altro volontario, è tutto tuo. Perfetto, andiamo. Andiamo a ritirarlo, ti faccio lootare, così poi paghiamo il tizio e lo mandiamo via. Qua quasi finito, ok? Vedete che qua adesso probabilmente diventerà un ingegnere. Infatti, è diventato un ingegnere. Beh, tanto sta lavorando un ingegnere lì, quindi non è un problema. Ok. Timo, coso qua. Luta lì, luta lì. Luta anche tu, lootate tutti lì. Luta, luta. Non sai lutare? Tu come va? Ok, a breve produci il badile. No, lui scoccia a lutare. È un ingegnere troppo intelligente per lutare. Va bene. Cos'è quella teiera? Ah, perché siamo al giorno 4. Ok. Tu hai scoperto qualcosa qui?
No, ingegnere. Puoi dargli una mano? No. Vabbè, dai. Ci mancano due funghi. Non possiamo pagarlo. Andiamo, dai. Fortuna che ricariscono. Oh, avevamo lasciato qualcosa qua. E qui cos'è? È brutto tutto questo. Ok, qua costruiamo probabilmente un altro fortino. Intanto vado a pagare l'omino lì. Grazie, il suo supporto è sempre ben accetto. Poi non siamo obbligati a pagarlo in realtà, ma... Vabbè, riparate qua, fate, mi raccomando. Non siamo obbligati a pagarlo nel senso che finché non lo pagate non va per un altro viaggio. I braccieri recuperano la vita, il comandante prende respiro più rapidamente, sprinta, ok. Ok, ottimo, prendi un funghetto che avviamo il... e aumenterà probabilmente il nostro massimale che è di 9 attualmente di persone accendendo il braciere, vediamo, il detto anche il bidone. Andiamo un po'. No, tecnologia imparata. Ok, fantastico. Gli scavatori gatterano più rapidamente. Fantastico. Allora, ascolta, vieni con me che ho urgenza. Devi accendermi questo perché io non so fare una mazza. Io so solo sparare. Ok, lui va lì, si riposa. No, non ha aumentato il massimale di 1. Però ci curiamo tutti qua vicino, quindi... Bene. No, ci facciamo molto male qua. No, siamo in un punto morto. Vediamo, torniamo intanto al laboratorio, vediamo se sta ancora lavorando, ma penso proprio di sì. No, invece. Tutti con me. Allora, ingegnere per primo. E lavora qui. Tu, Badili, ne stai facendo... No, l'ha appena fatto il nuovo coso lì. Dai, luta qua, va. Tanto troverai i rottami. Gli scraps. Ok, no, mi sono... rischio di farmi male. Vieni qua. Vedete, dovete chiamarlo quando è ancora nel raggio, diciamo, di chiamata. I mutant... Ok, li abbiamo visti al muro. Quanti? E si attaccano anche con lo scudo adesso. Ok. E poi muoiono anche i nostri collaboratori, quindi diventa proprio un bel problema. Ok. Ho trovato un altro volontario, è tutto tuo. Tutti con me, lottate tutti e due, per favore. Allora ragazzi, questo era Until We Die. Gioco di cui non so ancora dirvi il prezzo, ma che sicuramente per certi aspetti non è originale, per altri sì, ma soprattutto a me lo stile grafico piace tantissimo e lo trovo assolutamente intrigante. Quindi che dire... state sintonizzati, fatemi sapere sotto nei commenti, se comunque me lo chiederete in tanti lo faremo in live. Allora, praticamente uno è passato dal peone base, che al momento è quello in seconda posizione che adesso ho sposto in prima, come scavatore, l'altro invece resta una persona qualsiasi. Quindi interessante, perché l'amministrazione è proprio tutta schematica, fatta in questo modo in cui potete invertire col tasto F i due. Molto bene ragazzi, questo era Until We Die, fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!